arrivati a Zermatt, scopriamo insieme le bellissime montagne che la natura ci offre. Appena scesi dalla stazione, ci si trovano i trasporti privati oppure la funivia Metri che porta a Gornje-Grad-Van. Alla destra della stazione ferroviaria ci si arriva verso il centro di Zermatt, che praticamente si presenta così. Davvero fantastica. Il costo del biglietto verso Gronegard è di 110 franchi, andata e ritorno. Partenza 11:36. Qui la vetta maestosa di Matterhorn. È incredibile vista, che spettacolo. Qui siamo a 2815 metri e si va verso Gordengard, che è di circa 3100 metri. E già il sapore della neve si sente. La vita non manca mai, anche a 3000 metri di altitudine gli uccelli sopravvivono. Come vedete, il turismo non manca e ci sono da tutto il mondo: Asia, Europa, Africa, turisti da tutta parte del mondo. Ma con una meraviglia del genere non è una cosa strana. Guardate che panorama, ragazzi, che freschezza, che aria, incredibile. Qui si nota un piccolo laghetto di colore verde con dietro le montagne nevose. Come sapete già, i laghi sono la mia passione e quando li vedo non riesco a non fare un video. Adesso facciamo una piccola escursione. Alla fine arriverò a quell'altra vetta là. Qui troviamo le segnaletiche per le escursioni con il treno. E dietro c'è un panorama quasi unico, semplicemente fantastico. Seguiamo un po' la rotta del treno che si scende verso casa e
ovviamente è sempre bellissimo riprendere queste immagini, così avete pure un'idea con che cosa e dove siamo saliti fino a qua sopra. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto mettete like e seguitemi per altri video.